La città di Recanati si trasforma e veglia fino a tarda notte per accogliere nel migliore dei modi l'anteprima del Giovane Favoloso, il primo film dedicato a Giacomo Leopardi. Musiche, costumi e profumi hanno ricostruito le atmosfere ottocentesche legate al grande poeta, a partire da Monte Morello, dove si trova proprio Casa Leopardi, e quella piazzuola del Sabato del Villaggio, che per l'occasione è tornata al periodo in cui gli abitanti si preparavano al dì di festa. Il tutto in attesa della grande anteprima al Teatro Persiani, alla presenza del regista Mario Martone e del cast capitanato da Elio Germano. In questo teatro abbiamo cominciato a fare le prime letture, le prime prove. È un'atmosfera magica, insomma, non ci ha mai abbandonato la magia di questo posto. Intanto il film esce il 16 e dunque siamo tutti qui con le dita incrociate. Naturalmente l'accoglienza a Venezia è stata liberatoria perché è un film che è un grande azzardo anche, no? Una grande scommessa. Adesso aspettiamo la sala e soprattutto oggi festeggiamo qui a Recanati. Presente anche il governatore della regione, Gianmario Spacca, il produttore della Palomar, Carlo Degli Esposti, e ovviamente il sindaco Francesco Fiordomo per gli onori di casa. Dopo 4 anni di lavoro, beh, è una grande soddisfazione perché abbiamo un bel film, detto dal produttore, al valore che può avere, però è detto già da tante persone in Italia e in Europa. In questo momento noi dobbiamo solo avere dall'audiovisivo e dal cinema l'occasione per farci grandi nel mondo. Questo racconto della vita di Giacomo Leopardi è entrato nella memoria, nella concezione dei marchigiani che hanno ritrovato attraverso questa operazione più consapevolezza di se stessi, della loro storia e quello che noi volevamo in fondo. Volevamo che questa grande opera non fosse soltanto la narrazione della vita di Giacomo Leopardi, ma anche un'operazione di riflessione dei marchigiani sulla loro storia, sulla loro origine. Dopo l'anteprima, la festa prosegue per celebrare in tutte le Marche le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio. Infatti, in occasione della proiezione del film nelle sale, la Regione Marche, per tutti gli spettatori del film Il Giovane Favoloso, muniti di biglietto, offrirà la possibilità di visitare i musei marchigiani a prezzo scontato. A tutti, buona visione.